Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, una carezza, un abbraccio e un caffè. La colazione deve essere sempre abbondante. Charles Morrow Schulz. Buongiorno, buongiorno e buon martedì 23 novembre. Parto oggi per Madrid con la stessa sensazione, con la stessa emozione di una partenza di 14 anni fa. Era il 10 aprile 2007, partivo per Monaco di Baviera. Il Milan aveva pareggiato 2-2. Doveva vincere quella partita contro un fortissimo Bayern Monaco. Ebbene, il Milan ci riuscì con i gol di Zdorov e di Pippo, alta tensione Inzaghi. Io ero dietro la porta, bordo campo di Mediaset. Raramente mi sono commosso alle partite del Milan, non ho mai pianto per le partite del Milan, nelle vittorie, nelle sconfitte, ma un groppo alla gola, ve lo devo confessare, alla fine, quando io ho visto Gattuso e tutti i suoi compagni abbracciarsi per l'impresa. Il Milan aveva vinto 2-0, poi compì un'altra impresa col Manchester e vinse la Coppa dei Campioni, della Champions League. Domani questa è l'emozione. Questa è l'emozione che mi aspetta domani sul campo dell'Atletico Madrid, nello stadio dell'Atletico Madrid, nello stadio degli avversari. Serve l'impresa e parto oggi con questo desiderio. So che c'è la discussione, ne ho parlato tante volte, meglio magari uscire, ma perché poi avremo più tempo, è inutile sprecare. Signori, domani quando sarete davanti alla TV, o quelli che saranno con me, che partiranno tanti per il Wanda, per lo stadio dell'Atletico Madrid, questo pensiero sono sicuro che sarà lontano da tutti voi. Sarete lì, commossi per gli sforzi dei ragazzi, a soffrire con i ragazzi, a sperare che i ragazzi vi portino nella leggenda, perché essere testimone di imprese vuol dire che loro entrano nella leggenda e noi testimoni entriamo nella leggenda. La famosa frase io c'ero. Io sono sicuro che in quel momento i piccoli pensieri sulle fatiche da evitare la prossimo febbraio, marzo, aprile saranno lontani. Saremo tutti lì a tifare per i ragazzi, a essere vicini per i ragazzi perché vincano con l'Atletico Madrid. Sì. Anche allora il Milan doveva vincere, vinse 2-0. 2-0 con una concomitanza di risultati porterebbe il Milan ad avere delle splendide possibilità e fare ruggire San Siro nel match contro il Liverpool, cioè contro una delle squadre più in forma e più forti d'Europa. L'abbiamo visto in una partita di andata. E per parlare di campo, non più di poesia, di filosofia, di sensazione, di sentimenti, ma di campo. Il Milan si allena in tarda mattinata, conferenza stampa di Pioli, partenza per Madrid. Per Madrid, dove il Milan non potrà schierare Tomori, alle prese con un problemino all'anca, tocca un muscolo, il muscolo otturatore, un muscolo profondo, che in questo momento gli dà noia e dunque joystick non può essere della partita, ma ci sarà il capitano Alessio Romagnoli. Non guardiamo gli assenti, guardiamo i presenti e torna Tatarusano, ci auguriamo in una bella prestazione del giocatore. Mi auguro di vedere un bel Tatarusano, magari poco impegnato, ma quando impegnato sicuro, come lo è stato sempre, salvo nell'errore di Firenze. Con Kalulu, che sta bene, fisicamente spinge, aiuta, a sinistra Theo Hernandez, Romagnoli e Kjær sono i centrali, o meglio Kjær e Romagnoli. A centrocampo Tonali, con il dubbio che sì favorito su Benasser, a destra Salamanda, Selemaker, Diaz, Leao e davanti dovrebbe giocare Giroud. Riposa Ibrahimovic, bellissima la sua intervista sul Guardian, mi alzo tutte le mattine pieno di dolori, ma c'è l'adrenalina che me li fa sopportare, me li cancella. È l'adrenalina che mi aiuta a continuare questa meravigliosa, sintetizzo, questa meravigliosa avventura mia di calciatore. E leggetela,
Leggetela questa intervista, la potete leggere sui siti che riportano esattamente l'intervista del Guardian, ed è un meraviglioso, grandissimo Ibrahimovic. Teniamocelo stretto. Certo, primo tempo di Firenze lo vedevo un po' in difficoltà, ma signori, voglio ricordarvi una cosa. Spero che l'abbiate notata. Ero dietro, ero in curva, quindi ero lì vicino all'area del Milan. Ha dato un paio di passaggi geniali che, se intuiti dai suoi compagni, che devono ancora imparare a cosa vuol dire essere di fianco a un giocatore or categoria, li avrebbero messi davanti al portiere. Loro non hanno intuito. D'altra parte, quando uno è un genio, geniale come Kurt Gödel, quello della teoria dell'incompletezza, quando uno è geniale, fa fatica a dialogare pur con grandi giocatori, ma il genio è superiore. Sapete cosa dicono del genio? La differenza tra il genio e il folle è il successo. Ed ecco per questo motivo Ibrahimovic non è un folle, è un genio, perché lui è un giocatore di successo. È una frase che mi è rimasta impressa. Tra il folle, tra il successo, divide il folle dal genio. E dunque Ibrahimovic, una bellissima intervista. Come è molto bella anche il saluto ai dipendenti di un Ivan Gazidis che è tornato in Italia. Adesso, fra poco, vi mando questa testimonianza di totale affetto del dirigente rossonero. E l'arrivo di Gazidis a Milano ha un grande significato, oltre perché lo rivediamo e ci auguriamo che possa presto tornare sulla scrivania del quarto piano di casa Milan, ma soprattutto vuol dire che siamo imminenti alla firma di Stefano Pioli per un altro anno, o come credo io, per altri 2 anni. Quindi l'aveva detto, cioè si era sparsa la voce, o meglio, c'erano indiscrezioni, tornerà. E le due prime mosse saranno la firma di Pioli e la presentazione non è stato mai smentito, credo io, di un grandissimo sponsor, The King of the Beers, la Budweiser, The Bud, per gli amanti della birra. Io non sono un bevitore di birra, ma The Bud è la birra per antonomasia e sarà probabilmente uno sponsor del Milan. Sentiamo intanto Ivan Gazidis nel saluto ai dipendenti. Carissimi colleghi, sono proprio contento di essere qua ancora a casa Milan, la nostra casa. Vorrei innanzitutto ringraziarvi dal profondo del cuore per il vostro sostegno, la vostra vicinanza, tutti i messaggi che hanno fatto una grande differenza per me e per la mia famiglia. Non lo dimenticherò mai. Ho imparato cos'è la famiglia Milan. Devo rispettare i consigli dei medici, ma vorrei il più presto possibile incontrarci di persona ancora una volta. Sono orgoglioso del nostro progresso durante questo periodo, sia sul campo che fuori. Dobbiamo continuare così. Tutti insieme stiamo scrivendo una nuova storia per il nostro grande club. Ci rivediamo presto. Non vedo l'ora. Forza Milan, sempre. Queste le parole di Ivan Gazidis. Chiudo ancora parlando di Maignan, ribadisco il concetto espresso nell'ultimo video di ieri. Maignan tornerà molto presto. Quando? È inutile ipotizzare. Potrebbe essere il Sassuolo, potrebbe essere il Genoa, la Salernitana o l'Udinese. Lui si sta già allenando. Io credo che sia più facile Genoa o Salernitana piuttosto che l'11 l'Udinese. Vuole tornare da protagonista, c'è anche la partita con Liverpool che gli piacerebbe vivere da protagonista. Ma intanto, signori,
mi godo il mio Tatarusano. Come abbraccio, con un grande abbraccio anche a Gabbia, che è stato criticato in maniera virulenta, volgare. Non credo, spero che non siano veri tifosi del Milan, perché il tifoso del Milan ama tutti i suoi giocatori. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.